Avrete senz'altro sentito parlare di geotermia come sistema per il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni. Spesso però si fa fatica a capire e anche a spiegare di che cosa, stiamo parlando e quali sono le potenzialità dell'energia geotermica. E allora noi proviamo a fare chiarezza con il nostro ospite, diamo il benvenuto al Rapporto Mondo ad Andrea Ferrara, che è capo sviluppo di Friel Geo. Buonasera e benvenuto. Benvenuto. Buonasera a voi e ai telespettatori. Allora, Ferrara, partiamo intanto dalle basi, proprio dalle notizie fondamentali. Dicevamo, si sente spesso parlare di geotermia sia per, come dicevo prima, il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici, ma anche per la creazione di elettricità. Insomma, qual è la differenza? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di impianti di cogenerazione e Friel in particolare utilizzerà il calore prodotto dalla terra tramite un fluido che viene riscaldato proprio dalla vicinanza della terra, del nucleo terrestre, e gran parte verrà usato per il teleriscaldamento sia civile che industriale. La parte di risulta verrà usato per è trasformato in energia elettrica per utilizzare qualsiasi che non ci siano sfrigi nell'utilizzo del calore dato dalla terra. E quindi, dottor Ferrara, abbiamo delle differenze fondamentali, insomma, tra le due tecnologie. Ho letto, ho sentito parlare di bassa entalpia, alta entalpia, di che stiamo parlando? Ci sono bassa, media e alta entalpia a seconda delle zone in Italia, perché l'Italia, grazie a Dio, ha una capacità geotermica molto importante, essendo vulcanica. E noi, gli nostri impianti in Pianura Padana, saranno tutti a media entalpia fino a 150 gradi, e diciamo fra i 90 e i 100 sarà utilizzato per il riscaldamento, il residuale per la trasformazione in energia elettrica. Ecco, Ferrara, stando alle analisi di settore, a oggi dalla geotermia arriva il 2,1% della produzione nazionale di elettricità e l'1,35% del consumo di calore da fonti rinnovabili. Allora le voglio chiedere, potenzialmente può crescere l'utilizzo di questo tipo di fonte energetica? E se sì, di quanto? Cioè possiamo fare una stima? Può e deve crescere secondo noi perché l'unica fonte veramente continua e programmabile e che rispetto anche a un impianto fotovoltaico che gira fra i 1500 e 1700 ore l'anno, la geotermia fra gli 8000 e gli 8100 l'anno, per cui può produrre tanto, soprattutto sul teleriscaldamento, può aumentare tranquillamente di un almeno di un 100-150% rispetto all'attuale. Perché sono pochi. Prego, prego. Dottor Ferrara, allora, se stava concludendo, prego, altrimenti ho Dico, sono una. talmente pochi e concentrati gli impianti oggi di geotermia, sono soprattutto in Toscana, il grande impianto da 40 anni di Enel. Ma si può espandere molto. Noi solo abbiamo individuato altre 100 possibili installazioni solo in Pianura Padana. Solo in pianura padana, però chi può e in che modo può decidere di utilizzare l'energia geotermica, che ricordiamolo è una fonte energetica rinnovabile, quindi pulita e che quindi combatte il riscaldamento globale? Come si fa? A chi bisogna rivolgersi e soprattutto in tutta Italia? Potenzialmente in tutta Italia noi ci siamo concentrati sulla Pianura Padana perché le emissioni di CO2, essendo impianti CO2 free, non c'è nessuna emissione, nessun geyser come si vede su alcuni impianti, ma a ciclo chiuso. Il fluido esce a 150 gradi e viene reimmesso a 60 gradi, quindi non c'è nessuna emissione e non si tocca nulla di quello che ci dà la terra. E si può utilizzare ovunque. È ovvio che è prettamente. Il primo passo è dove ci sono già le reti di teleriscaldamento, le grandi città del nord, Milano, Torino e gli hinterland di queste città. Noi abbiamo, dal 2026 sarà in funzione il nostro primo impianto in provincia di Ferrara, ma servirà per le nostre serre idroponiche.
e una parte verrà dato alla vicina zona industriale, però anche un altro impianto sarà fatto sempre a Ferrara per la città di Ferrara, eventualmente, se era sarà della partita. Ma crediamo di sì, insomma, visto che sono 35 anni che te ne riscalda Ferrara con questo impianto. Nel Napoli, Roma, se ci fosse una rete di riscaldamento, ci fosse l'idea di implementare questa risorsa e quindi creare delle reti che vadano nelle abitazioni, ma prima di tutto anche nelle industrie, sarebbe veramente importante perché si può fare. È una tecnologia ancora onerosa, ma dà moltissimi risultati sia al cittadino perché abbatte il costo della propria bolletta in rispetto anche alle emissioni che quindi vengono questi giorni, vediamo anche le emissioni molto alte nelle città più grandi e poi abbiamo dei benefici perché anche la direttiva Casa Green determina che ci siano due o tre classi in su per la vendita, per poterla affittare. Solo con l'utilizzo della geotermia le due classi vengono acquisite senza toccare fare cappotti, vetri a doppio spessore, solo usando come riscaldamento la geotermia. Ecco, Ferrara, ho un'ultima domanda prima di salutarla e di ringraziarla per essere stato con noi. A Frielgeo voi avete implementato il cosiddetto progetto Pangea. Ci racconta di che cosa si tratta? Il progetto Pangea è partito ovviamente dal nostro impianto, il nostro primo impianto a Ferrara, in provincia di Ferrara. Abbiamo detto se funziona per noi, per il nostro insediamento produttivo, sicuramente funzionerà anche per il resto d'Italia. Quindi abbiamo individuato queste 100 installazioni possibili con i dati che ci sono a 60 anni perché risalgono a Piano Mattei e sono state implementate. E di queste ne abbiamo individuate 20 pronti via, cioè nel senso che trovate i terreni dove farli e con gli iter autorizzativi regionali, noi diciamo che nel 2000, fra una decina d'anni, tutti e 20 potranno essere fatti e in funzione. Beh, allora staremo a vedere. Noi intanto continueremo a seguire l'iter che porterà alla creazione di questi nuovi impianti. In generale, noi continueremo a parlare di geotermia perché forse è tra le meno conosciute tra le energie rinnovabili e quindi noi ci teniamo anche a spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la geotermia e perché può essere importante non solo per l'ambiente, ma come diceva lei, anche per le nostre tasche. Intanto, grazie ad Andrea Ferrara. Rara, capo sviluppo di Frielgeo, per essere stato nostro ospite qui a Rapporto Mondo. Grazie a voi, grazie a voi.